Buongiorno a tutti, oggi abbiamo il kit di lenti top op, lenti 3 in 1 comunque. Allora, confezione buona, dai, insomma, non ha nulla di che, indica assolutamente, indica la confezione e le lenti che vi sono all'interno. È bellissima questa cosa qui della confezione, come dire, della protezione per portarle in giro tutte insieme. Mi piace veramente molto. È un po' tipo simili occhiali, molto piccola, vado a farvi vedere, così potete capire se è ingombrante o no per le vostre tasche. 10 cm per 3, quindi mi è piaciuta, dai. Dopodiché abbiamo le istruzioni inutili, dai, in inglese. Per questo prodotto qui, diciamo, dai, inutili. Andiamo subito a vedere all'interno, intanto perché è tutto qui dentro. Allora, apriamo. Abbiamo il pannetto per pulirle, molto grande, quello degli occhiali, quindi ok, a posto. Inoltre abbiamo anche il mollettone per attaccarlo alla confezione. Ora vediamo se ci riuscirò, e quindi poter anche attaccarvelo, che ne so, alla cinghia dei pantaloni. Se magari andate a fare una passeggiata o andate a visitare qualche parco, sicuramente è l'ideale per non portarla in tasca o nel borsello, insomma, non è per niente ingombrante. Dopodiché abbiamo due pezzi, diciamo, altri due mollettoni in cui qui dentro andrà la lente, questa parte qui andrà sul telefono. Io devo essere sincero, avevo paura. Ti dico, di strisciare lo schermo del telefono, di strisciare il telefono. In realtà non avevo fatto caso che ha, vedete? Ha come del. Allora, vediamo se riesco a. Ok. Ovviamente non ha una lente macro, quindi voglio parlando in merito, quindi mi è difficile. Quello qui, vedete, ha un tappettino che permette assolutamente la sicura protezione. Ecco, avrei preferito che arrivasse fino a qua in fondo, perché è un attimo veramente strisciarlo il telefono. Poi se avete anche un telefono da 800 euro, magari come me, anche no. Qui abbiamo le lenti. Allora, qui con il copriobiettivo, vado a toglierlo se riesco. Ok, copriobiettivo, plastica rigida, a posto. Qui abbiamo la lente, veramente bella. E da questa parte qui, la parte che andrà a diretto contatto con il telefono e nella quale andrà inserito l'aggeggio che vi ho fatto vedere prima. Vediamo, ecco qui. Scusate, è un po' difficile da inserire dentro, però ci riesce ed è sicuro, scusate il gioco di parole, da non perdere, ecco. Si può inserire sia in questa maniera qui nel telefono, sia dall'alto, quindi assolutamente molto reversibile. E poi abbiamo anche quest'altra. Allora, ovviamente questa qui è la lente panoramica, quindi che permette di fare un 180 gradi, che è quella che mi è piaciuta di più alla fine, che è quella più semplice da utilizzare e che rende veramente molto. Mentre questa qui è la lente macro, che si divide in due. Ora io, diciamo, non penso di farcela dividerla, però vediamo. Ok, allora l'ho inserita e va praticamente svitata questa maniera qui. Quindi qui avrete un tipo di lente e qui avrete la macro. Questo tipo di lente qui, che tipo di lente è? Diciamo che è una lente, diciamo, flash eye, ovvero per fotografare panorami a 180 gradi, che ha un diametro di 25 mm. Questa qui sbagliavo, è un obiettivo grandangolare, sì, anche questo per immortalare paesaggi con un diametro di 25 mm. Qui andiamo a riavvitare il tutto per ottenere la macro con un totale di quindi 20 ml, perché andrà a coprire un po' la lente sottostante. Io sinceramente questa qui ho faticato molto ad usarla, poi vi incollerò qui sotto anche alcune foto che ho fatto. Io sinceramente preferisco di gran lunga questa. Sicuramente vanno bene entrambe, anche se non siete degli esperti. Io ad esempio è la prima volta che le provo, quindi dovrò ancora prenderci un po' la mano. Prezzo di 22 euro, direi che insomma è accessibile a tutti e vi permette di fare foto ottime, molto buone anche da professionisti, anche a chi ha un telefono, diciamo, medio e non di qualità superiore. Comunque io ad esempio che ho un S7 Edge uso comunque questo qui, perché c'è certe funzioni, certi modi di fare le foto, questi telefoni qui ancora non le hanno. Alla prossima!